Allora, buongiorno, siamo qui con il professore Simone Bozzato e direttore della collana Turismo e Territori dell'Ospitalità. Noi volevamo chiederle cosa l'ha portata a sostenere questa collana e qual è l'obiettivo che vi ha alla base. Beh, il tutto nasce dall'incontro tra l'Università di Roma Tor Vergata, il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società, l'area del turismo di Tor Vergata, con Armando Editore, per ragionare sulle evoluzioni nel mondo del turismo attraverso una concreta analisi di ricerca e anche di diffusione della ricerca nell'ambito turistico, perché le trasformazioni in atto nel nostro paese, nel turismo in assoluto, nello specifico sui territori del turismo, e portano a una riflessione che non sempre ha visto la realizzazione di queste trasformazioni seguita da un'analisi di ricerca sui territori. Quindi ragionare sui territori dell'ospitalità significa oggi capire che non tutti i territori sono territori pronti all'ospitalità, che non tutti i territori nazionali possono essere turistici, ma che quei territori che seguono questa indicazione, questa prospettiva, devono naturalmente ragionare su politiche di sviluppo territoriale che li portino ad operare in questa direzione. Quindi abbiamo lavorato sulla collana immaginando di avere prima delle analisi di tipo metodologico, e oggi stiamo lavorando su degli approfondimenti, su delle buone pratiche dei diversi territori, che sono molto interessanti e portano, come sempre, a vedere nel turismo delle innovazioni che poi arrivano in altri settori. Quindi dove c'è politica territoriale c'è turismo sano, dove non c'è politica territoriale ci sono tante cose diverse, e quindi bisogna studiare per capire. E se potesse descrivere questa collana con tre aggettivi, quali sarebbero? Ma è una bellissima domanda questa. In realtà non credo che le collane in assoluto si possano definire con tre elementi. Sicuramente l'approfondimento è un dato importante, dall'altra parte l'esigenza di una disseminazione è un dato altrettanto importante, probabilmente l'argomento dell'apertura è un altro elemento molto importante. Poi c'è una riflessione, a mio modo di vedere, che va oltre forse i singoli slogan, che è quello anche di una copertura di tipo nazionale, cioè di capire come alcuni territori che hanno avuto meno presenza turistica oggi siano molto più pronti di altri a essere turisticamente sostenibili, e molti altri che invece sono arrivati ad un percorso si stanno ridisegnando, quindi ce ne sarebbero un'infinità, ed è il motivo per cui ci stiamo anche divertendo a capire questi casi, come possono portare a queste opportunità. Noi la ringraziamo. Grazie a voi, è un piacere. Buongiorno, siamo qui con Paolo Giuntarelli, autore del libro Lazio, terra di golf, turismo e globalizzazione. Volevamo chiederle, per i suoi futuri lettori o per chi l'ha già letto il libro, quali sono stati i motivi, il perché ha scritto questo libro e qual è l'obiettivo? I motivi sono stati quelli di elaborare un testo che fosse una riflessione riguardo al ruolo dello sport e del golf nel Lazio e nella nostra società. Il golf e lo sport non sono soltanto delle mere attività sportive, sono attività e processi culturali, e come tali vanno analizzati e approfonditi. Non possiamo pensare di accrescere una pratica sportiva se non approfondiamo la dimensione culturale che è insita nell'attività sportiva. E pertanto questo volume approfondisce questo tema e analizza il ruolo della Ryder Cup, questo grande evento sportivo che avremo da qui al 2023, nel promuovere e nel implementare questi processi. E se potesse descrivere il suo libro con tre aggettivi, quali sarebbero? Culturale, sportivo, ambizioso. Grazie mille. A voi. Buongiorno, siamo qui con Fabrizio Nicolai, autore del libro La destinazione turistica e le politiche di branding. Noi volevamo farle una domanda. Volevamo chiederle qual è stato il motivo e il perché ha scritto questo libro e qual è l'obiettivo. Allora, il motivo è stato quello di raccontare praticamente un percorso professionale che si è svolto in tanti luoghi di questo paese, però cercando nelle differenze i modelli per elaborare una politica di marca, un brand che fosse garantisse valore alle singole esperienze diverse. E quindi è stata, sì, dicevo prima, un libro che si è fatto da solo, perché racconta non nell'esercizio operativo ma nel pensiero applicato quello che è stato un percorso professionale, però legato al concetto di una marca turistica. Se potesse descrivere il suo libro con tre aggettivi, quali sarebbero?
difficilissimo questo, eh. Diciamo la speranza invece. Spero sia interessante, spero possa essere utile e possa essere anche in parte applicato. Grazie mille.